Come vedete, noi abbiamo i nostri Prodotti finiti. prodotti finiti dell'ultimo periodo. Allora, direi che il mio sacco, pronto per l'immondizia, per dividere, iniziamo a parlarvi di questi due succhi della Puerto Sol. Allora, mela verde E arancia e rossa. arancia rossa. Questa l'hanno bevuta anche loro, questa l'ho bevuta solo io. C'è da dire che questa, arancia rossa è buonissima. È piaciuta, Sì. vero? È piaciuta a tutte e due, anche io l'ho bevuta perché anche a me piace l'arancia rossa. Devo dire che invece questa è risultata, all'inizio abbastanza buona. Un po' dolciastra marognola, boh, non si capiva bene se era dolce o no. Alla fine, però, purtroppo, si è sedimentato un po' il succo sotto ed è diventato un po' pastoso, un po' papoloso, non so come dirvelo, e non era più buono. Infatti l'ultimo pezzo qua sotto l'ho un po' buttato via perché faceva un po' schifo. Non penso di ricomprarlo più, era soltanto giusto così per novità, e continuerò comunque a comprare questo dell'arancia rossa, questo sicuramente, perché è sempre molto molto buono. Ok, lo mettiamo lì. Poi il marito si è finito questa bottiglia da 750 ml di birra dell'ammiraglio Nelson. Dovrebbe essere la birra con la doppio malto, credo. Lupolo, estratto di lupolo, lievito, malto d'orzo, sì. Doppelbock dovrebbe essere, sì. Questa bottiglia è bellissima, infatti adesso la lavo, la tengo perché sicuramente può servire per, non so, mettere dentro altra acqua, vino, insomma, quello che si può mettere, perché è bella spessa, è di vetro, scura e poi ha una chiusura che direi ottima. Poi, oh, Non questo mi uno. sta cadendo tutto, sì, vai. Quello è il prodotto finito, che era quello della Degusta Box. Questo qui è nello specifico arachidi tostate e gocce di frutta. Buonissimo, io ho mangiato le gocce di frutta, il marito invece ha mangiato le arachidi. Molto molto buono. Le goccioline di frutta erano tipo gelose. Molto molto buone, piccoline, erano delle chicchettine rotonde, invece vabbè, le arachidi snocciolate, non salate, non erano quelle salatissime. Infatti qualcuno l'ho assaggiata anch'io, molto 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 buona. Sì, direi che è un buon prodotto, sì. Poi, cosa cominciamo? Inizi tu? Allora, iniziamo da, vai, Ammorbidente Fabuloso, è quello al cocco. È abbastanza buono, da 1 litro, l'ho preso al Penny, per non mi ricordo quanto, ma non credo più di 2 euro. Mi piace perché comunque lascia un buon profumo sui capi. Non è questa profumazione wow da dire, però un paio di giorni sento che comunque la profumazione resiste. Ok, allora magari adesso facciamo così. Tieni tu questo un attimo, tolgo il tappo, che sapete che io tengo i tappi, e lo mettiamo nella plastica. Ok, poi continuiamo. Questo del dottor Beckman è praticamente, tienilo, profuma biancheria. Devi stare proprio vicino perché non lo vedono. Il profumo biancheria per tutti i tipi di capi scuri, bianchi, quello che c'è. Lo aggiungo o l'ho aggiunto al, come si chiama, all'ammorbidente. Sì, il profumo era buono, di fiori, fiorito, non pesante. Si può mettere anche in asciugatrice, lo leggo adesso, infatti prima non l'avevo visto. Non persiste tanto, no, non è buono come quell'altro prodotto che sto usando, quello nella confezioncina di vetro più piccolino, che però è molto, evidentemente è molto più concentrato, molto più buono e molto più persistente. Questo viene un po' lavato via con il lavaggio, però non male. Per il prezzo che è, preferisco l'altro.
perché comunque costa sui 6-7 euro, non è poco. Non è plastica quello. È plastica, sì, hai ragione. Tieni. Brava, visto? Avete visto la mia assistente come attenta a queste cose. Poi, vai assistente. Questo... Ultradolce. Dell'ultradolce, un bagno doccia all'avena. Sì, buono, molto delicato, è cremoso, bianco, fa una bella schiuma nel bagno, e cioè in vasca, e mi piace. È praticamente crema d'avena e mandorla dolce. Sì, buona, mi piace, l'avevo già ricomprato, questo ne ho ricomprato un altro della Garnier, mi piace, infatti se lo trovo in offerta lo comprerò ancora perché anche a lei piace, sì, è molto buono. Idrata e lenisce per adulti e bambini, senza parabeni, estratti naturali. Ci piace, ok, poi andiamo avanti e troviamo altro bagno schiuma. Questo è Neutro Roberts idratante, questo qua è quello classico della Neutro Roberts, molto 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 buono, ha un profumo che già adesso che ha tirato fuori si sente, è idratante, lascia la pelle morbida, è avvolgente, morbidoso, fa una bella cremina bianca sul corpo quando ci si insapona. Mi piace, ha dentro la glicerina, è una formula dermatologicamente testata senza parabeni e buono, della Neutro Roberts questo è una garanzia, comunque buono, sa di, il sapore, il profumo è come quello della saponetta Dove, la stessa cosa. A chi piace la saponetta Dove ha un profumo che ricorda molto quello, però in più sa anche tanto di latte. Mi piace, è molto cremoso e molto idratante. Infatti quando lo trovo in offerta lo prendo sempre questo qua neutro, quello classico, perché è molto buono. Poi, continuando, vabbè, ho finito e stiamo finendo anche l'altro ricomprato, il Marvis, il mio dentifricio per eccellenza in pasta bianca. Mi piace perché questo verde soprattutto perché mi lava veramente bene i denti. Mi piace la pasta perché vedo che mi sgratta via bene lo sporco, le cose che ho sui denti, ma lo stanno usando anche loro, vedo che anche a loro glieli lava bene e continuerò a comprarlo, solo che costicchia un po', infatti lo prenderò quando è in offerta. Il classico menta fredda, questo è cartone, lo lasciamo qua. Poi troviamo, questo è il pacchettino di caramelle e frutti di bosco della Delizie, l'abbiamo preso io e lei quando siamo andati al Dolce Risparmio, sì. Lei ha fatto la festa e domenica abbiamo organizzato una grigliata con i parenti, amici e conoscenti e ci siamo presi delle caramelline giusto per mettere così sul tavolo. E una di queste sono state queste caramelline, praticamente erano dentro caramelle e frutti di bosco e cos'è che erano? Rosse, rosso chiaro e rosso scuro, forse sì. C'era anche dell'amarena, fragole e mora, infatti c'è scritto lì. E molto buone, non le abbiamo finite, ce ne sono forse alcune ancora qua in giro in sala, ne abbiamo. Buone, la scatolina erano dentro confezionate a una, quindi... Mi piace perché quando apri le confezioni così di solito sono quelle senza la carta e una volta aperte, vabbè, si sa che poi diventano dure, invece no, queste erano confezionate a una. È bella anche la scatolina, magari la tengo per mettere dentro delle cose che ho in giro, perché ne ho in giro un disastro. Poi butto via lo spazzolino perché ormai questo vedete che è... ormai arrivato al sua fine della sua vita, diciamo ciao, e dell'Oral B. Questo era quello del papino, vero? Del divan. E quindi basta, direi che il suo... buona vita dell'aldilà. Ha fatto la sua vita, insomma. Poi ho finito questi di dischetti di risparmio casa. Erano quelli i dischetti maxi ovali ma molto 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 grossi, infatti diciamo che la circonferenza era questa, l'ampiezza della confezione.
un double face, da una parte erano sgrattosi con le righe e dall'altra era quello normale, morbido. Mi piacciono questi perché sono quelli, come si chiamano, cuciti, quindi non lasciano pelucchi in giro e poi sono veramente grandi e io adoro i dischetti, quelli maxi, perché quelli piccoli mi fanno venire nervoso. Poi, finito questi biscotti della Petit, come si chiama? BR. Oh, buonissimi. Buoni, veramente buoni. Confezionati a 2 a 2 o 4 a 4? No, 2 a 2. 2 a 2. Biscotto sotto, cioccolato sopra, molto molto buoni. Il cioccolato, devo dire che era bello spesso. Non mi ricordo se da Eurospin o da Lidl, ma comunque uno dei due, ditemelo voi che io sapete che tanto non me lo ricordo mai. E buoni, li ha finiti lei e un po' anch'io ogni tanto, mi piacciono, sì sì, sono piaciuti e sicuramente li compriamo. Una volta li ho mangiati 6 a colazione. 6 a colazione, quindi figuriamoci. Ok, poi carta, lasciamolo qua. L'altro spazzolino, ormai anche lui è andato, vedete come noi li conciamo questi spazzolini, e infatti vanno cambiati e quindi questo anche lui ha finito la sua vita e basta. Deve andare all'aldilà. All'aldilà anche pure lui, ciao, arrivederci. Buoni spazzolini, ma usati e finiti, ciao. Poi anche questi. Questi sono delle tavolette di muesli, di cereali, quelli con il cioccolato. 8 pezzi, quindi anche loro confezionati a uno, niente da dire, non mi ricordo anche questi se da Lidl o lo Spin o uno o l'altro, e mi sembra che li abbia mangiati Riccardo, o forse anch'io qualcuno di questi, e buoni, niente da dire con in confronto alle altre di marca, insomma, buoni anche questi, sì. Ok, poi, questi qua della Real Forno sono biscotti fior di cioccolato con gocce di cioccolato, anche questi da 700 grammi, buoni, li ho mangiati io per colazione, non mi ricordo se da Eurospin o da Lidl, comunque uno dei due è quello, niente da dire, buoni. Questi invece sono la scatola delle perle che avevo preso l'ultimo video che avevo fatto di spesa per l'ambiente, quelle a pesca e albicocca, le ho messe in bagno e mi piacciono, ci stanno piacendo perché profumano abbastanza, quindi per il momento ok. Poi ieri sera abbiamo finito da Eurospin queste patate al rosmarino, sono già precotte, noi le mettiamo in forno, le diamo una scaldata e senza condimento le mangiamo così, molto buone, anche senza sale sono buonissime perché hanno già, sono già aromatizzate col rosmarino. Niente da dire, prodotto surgelato che al momento è comodo e senza... Da Eurospin. Sì, da Eurospin. Senza doverlo scongelare, si mette in forno così congelati e via andare. Si mangiano e buon fine, buoni. Ok, primo sacchetto finito. Poi passiamo all'altro sacchetto. Allora, questa è plastica? Sì, è plastica. Andrà qua? Ecco, va bene. Poi papà magari... Se noi sbagliamo lo metterà lì. Oh mamma mia. Allora, e adesso come fai? Ti devi far vedere. Ce la fai? Sì, sì. Tu vuoi che te lo tengo io qua? No, ce la... Ah, ce la fai. Va bene. Questo qua è per eccellenza il bagnoschiuma più buono al momento in assoluto. Forse anche quel più del Vidal al come si chiama? Muschio bianco. Questo qua è veramente buonissimo. Ha un profumo che è veramente divino. È quello avvolgente, almonoi e cocco, come si vede qua. Mi piace tantissimo, anzi ci piace tantissimo, della Neutro Roberts. È un bagno doccia testato, senza parabeni. Da 500 ml, sapete che io prendo sempre le confezioni grosse perché sono più convenienti, costano meno, anche perché noi i bagnoschiuma ce li mangiamo quasi, si può dire. È veramente veramente buono, ma veramente buono, infatti quando noi ci laviamo con questo nel bagno poi rimane per tutto il giorno il profumo di questo bagno doccia qua, bagnoschiuma, che tanto noi lo versiamo anche nella vasca e va bene uguale, veramente. Ne è rimasto un pochettino, quasi quasi lo usiamo. Mettiamo dentro l'acqua e lo... perché non bisogna sprecare le cose. Buonissimo, no, è veramente buonissimo. Sì, no, dopo... perché adesso ce ne metto un po'.
Poi cosa passiamo? Ok, mangiare delle gatte. Questo è, sono i bocconcini del mostro piccolino del Pipita. Sono i suoi triangolini che a lui piacciono tantissimo, è una confezione da 750 grammi. Sono dei croccantini molto piccoli fatti per i gattini piccoli, ma siccome lui non è più piccolo perché avrà già quanti mesi? Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, quasi un anno, mese prossimo a un anno. Ma lui si sente ancora piccolino e infatti quando gli compro questi li mangia molto volentieri, anche perché sono piccolini e fanno meno fatica. Sono buoni, niente da dire. Gli altri non le mangiano, gli altri no. Gli altri, sì, qualcosa, la Peach mangia Ma anche la di Peach questo, mangia soltanto snack. ma sì, la Peach mangia solo snack. La Minù non è che mangia tanto, lui sì, lui questo qua veramente gli piace davvero tanto. E continuerò a ricomprarlo perché io mi trovo bene. Questo della Coscida. Penso di averli presi Lidl, boh. Comunque uno dei due. Poi questo è Bref per il water, praticamente sono le quattro palline da mettere sotto al water che si alza, insomma praticamente così, faccio vedere la foto che forse capite meglio della mia spiegazione. Questo era il colore che non mi ricordo mai, forse giallo e fucsia. Forse questo era quello che non mi è piaciuto. Il giallo fucsia è l'unico che di sapore non mi piace. Invece ce n'è uno che è il fucsia e viola, che è il migliore, buonissimo in assoluto. Adesso facciamo così, qui è carta e qua è plastica. Poi quello lì è. Madonna, sto facendo un casino però, eh. Un macello. Vabbè. Dopo puliamo. Allora, questo invece è la pasta di Vella che ho preso nell'ultima. No, questa da chilo. L'ultima che avevo preso era da chilo e due. Queste erano le penne rigate della di Vella. Pasta buona, niente da invidiare con le altre marche tipo la Barilla, e quindi va bene così. Questo invece. Se vi ricordate dal nostro video che abbiamo fatto del cibo USA, questi qua erano le Jelly Belly americane, ma quelle. Come erano quelle lì? Erano quelle normali, non erano quelle ai cocktail, né? No, Queste qui erano normali. cioccolato, green apple, liquirizia, melone, marshmallow tostati. Sorbetto all'arancia Inguglio. e succo di pera. Buone, le abbiamo finite, anzi, le ho finite. Alla fine poi le ho finite io e mi sono piaciute. Adesso vedremo quando riuscirò, quando ci sarà la carne secca al pollo disponibile, farò arrivare anche la carne al manzo che mi ha chiesto la figlia di Rossano. Alice, non ti preoccupare, tra un po' arriverà la tua carne secca. Poi queste qui tavolette barrette al cioccolato prese da Eurospin, la ragazza le ha mangiate, giusto, le mangiate No, non tu? le ho Che le mangiate. mangiate? Le hai detto buone? Però sono già che sono buone, poi non le ho mangiate. Erano quelle ripiene al latte che forse ho mangiato io? Forse sì, erano quelle del frigorifero che ho mangiato io della Dolciando. Vabbè, comunque lei dice buone ma non le ha neanche assaggiate, non so Però perché dice sono buone, buone. boh, vabbè, ma se le hai assaggiate come fai a dire Non lo so, è buone? buona. Vabbè, comunque mi sono piaciute, io le ho mangiate. Questo invece è shampoo antiforfora, quindi questo è lo shampoo che ha usato il papà per i suoi capelli dell'Avon. Ne ho ancora una miliardata e mezza e non so forse quando ne finirò, ma comunque in ogni tanto nei prodotti finiti li troverete perché ne ho veramente una scafandrata incredibile. Leviamo il tappo se riesco. C'è un po' di. Non riesco a togliere il tappo. È così. Adesso mi parte. No, spacchiamo il lampadario. Ecco, ce l'ho fatta! Ok, staccato il tappo, questo va nella plastica e via. Questo era shampoo all'ortica. No, che cosa? C'era scritto all'albero del tè menta. Ecco, questo qua, così, quello verde dell'Avon. Poi abbiamo del Mulino Bianco i galletti. Questi sono i biscotti che ho mangiato io nel latte per colazione da un chilo. Eccoli qui del Mulino Bianco, galletti.
sono i classici galletti della Mulino Bianco, quelli con lo zucchero in superficie, rettangolari, buoni, tranquilli, me li sono mangiati, finiti, ciao. Poi, questa invece è la confezione di... Buonissimo. Come si chiamano questi? Che mangi nei ristoranti giapponesi, quelli con dentro la verdura, la verdurina che fanno loro, quella pasta fillo con dentro la verdura saltata in padella, molto buoni. Noi li scaldiamo in forno, non ci vuole neanche tanto, penso 10 minuti e sono pronti. Da 400 grammi sono quanti pezzi? 20, forse 20 pezzi. Ce li siamo mangiati e ci sono piaciuti, infatti quando li ritrovo li riprendo, perché comunque è un prodotto surgelato, quindi all'evenienza si toglie, si mette in forno e si mangia senza troppi problemi. Sono buone, a noi piacciono veramente tanto. Poi, allora, finito, detersivo, l'Isoform, colori brillanti, non mi ricordo se l'ho usato per i bianchi o per i colorati, ma comunque buono. Azzurro, profumo non idilliaco, somiglia un po' al Dixan, che a me il Dixan e il Dash fanno cacare veramente, non li prenderò mai, infatti voi non li vedrete mai nei miei video. Sta cadendo, tienilo bene. E mi piace come pulizia, è buono perché comunque igienizza e poi pulisce bene sia i bianchi che i colorati. L'ho usato soltanto in lavatrice, a mano non l'ho ancora provato, però mi piace perché con i bianchi riesce a smacchiare bene soprattutto le loro calze, che poi sono sempre a piedi nudi loro e per case, quindi ecco, le calze poi si conciano. Però devo dire che sì, è un buon prodotto per come igienizzazione e come pulizia per il bianco, mi piace. Non mi piace l'odore, ma vabbè, fa niente, poi si mette l'ammorbidente e un po' l'odore passa, sì, non è 20, persistente. Ah, 20, vedi? Sì. Poi l'altro, ne ho preso un altro anche verde, questo qua è freschezza fiorita, uguale come sopra, il profumo è lo stesso, identico, cambia l'etichetta, questo è verde, l'altro era viola, blu, cos'è che era, ma il profumo è uguale, è identico, è lo stesso, non cambia, non lo so. Buono anche questo igienizzante, anche questo per i bianchi, e comunque fa il suo sporco lavoro, e direi che per quello, se quando è in offerta lo ricompro. Poi, formaggino, questo qua era il formaggino che avevo preso da Eurospin, non mi ricordo, scusate se sbaglio ma non me li ricordo, buoni, li ho mangiati io, a me piacciono, dopo cena io me li mangio come se fosse dolce, il mio dolcino, mi piace, è spalmabile, molto cremoso, morbido e mi piacciono, niente da invidiare con quelli di marca, anzi, quelli della Merivio devo dire che valgono, questo non è. Ancora? Perché sì, sono due, perché la confezione è doppia, ce ne sono dentro due cosini. Poi... ho finito l'altra mia maschera della Dermolab Antietà, maschera effetto rimpolpante per tutti i tipi di pelle, molto 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 buona, è una maschera in tessuto, molto imbevuta, infatti io la lascio dentro perché poi qua sotto, lasciandola, perché ovviamente si apre al contrario, perché la linguetta per aprire era sopra qui, e vabbè, niente, non così, no, al contrario, vabbè, niente. E aprendola al contrario, lasciandola così, poi io li rimetto dentro, quando tolgo la maschera la rimetto dentro e sotto rimane tutto il succo, no, come si chiama, non mi viene in mente, vabbè, tutta la sua roba insomma della maschera, e rimane veramente imbevuta bene, infatti poi qua l'ho chiusa, infatti c'è ancora la piega, e l'ho tenuta perché non la faccio tutti i giorni, io la faccio un due volte a settimana quando ho tempo, se no passa anche un po' di più, però devo dire che è rimasta imbevuta molto bene e l'ho rifatta anche la seconda volta, l'ho tenuta su un 20 minuti e devo dire che mi piacciono queste qua della Dermolab, sono una garanzia. Infatti adesso sto finendo sempre della Dermolab il trio che ho preso da acqua e sapone un anno e mezzo fa, direi. Ho preso una scatolina con dentro, cos'è che c'era dentro? Non mi ricordo più, aspetta. C'era la cremina, l'acqua micellare e lo scrub in mini size, per provare, perché ho detto, vabbè, ho preso la linea viola, quella antietà per me, che ovviamente ormai 42 anni è giusto,
Però io mi trovo ottimamente bene, sono dei prodotti validissimi e io con la Dermolab mi trovo veramente veramente bene. Ok, poi. Questi sono uguali, però credo 4. Sì, però magari gira perché si sporca, eh. Invece questi sono da 4 e sono al contrario perché ovviamente li abbiamo aperti al contrario. Facciamo magari così, vediamo se non sporchiamo niente. E vedi che è uscito tutto lo schifo. Vabbè. Questi qui sono quelli invece. Perché c'è tutta sta roba? Ma si sono Perché il rotti? buco. E ho capito, ma si sono rotti? Eh sì, un pochettino. E la pastella si è un po' rotta, vabbè, niente. Comunque, non schiacciateli perché si rompono, ecco. Spring roll alle verdure, però qua sembra che abbiano dentro anche la carne. Mentre l'altro con la confezione viola, che erano 20, c'era dentro involtini primavera ripieni con verdure surgelati, questi, mentre questi, ve li faccio vedere dritti, si chiamano involtini primavera ripieni con verdure e carne di suino surgelati, però sono soltanto 4, evidentemente li hanno fatti come prova, per vedere se piacevano più questi o quelli a verdure. Se, sinceramente a me piacciono di più quelli solo verdure, a te? Tutte e due. Tutti e due sono piaciuti, va bene, meglio. Poi, andando avanti, abbiamo finito, ho finito, coccolino ammorbidente concentrato, è quello rosa, il classico, buonissimo, un profumo super buonissimo, di... deve esserci dentro anche qua il Monoi, secondo me, perché veramente a me il Monoi, a noi tutti piace tantissimo, è proprio un profumo che a noi piace, è proprio nelle nostre corde. È una formula antiodore, non uso il tappo perché io ne metto sempre un po' di più, sbaglio però lo so, a me piacciono i capi delicati e che devono profumare anche l'armadio, ecco. Buono, buonissimo. Poi, da risparmio casa, ne ho presi tanti, questo è il primo finito che è il detersivo classico per lavatrice, nero perfetto. Io devo usare per forza tutti i liquidi perché il detersivo in polvere con la mia lavatrice non posso usarlo. Per fortuna che ci sono questi, ne esistono di tanti tipi ormai e di tante profumazioni, sono contenta perché sennò quelli in polvere mi fanno un disastro nella lavatrice che è tremendo. Poi io ho mangiato e finito, comprato e finito e mi sono pure mangiata io le Kinder Fetta al latte, hanno fatto la confezioncina quella doppia e ce ne sono dentro 7. 7, eccolo qua, c'è scritto qua 7, qui, e sono le classiche Kinder Fetta al latte col miele, buone, niente da dire, mangiate, finite, boh, adesso crollerà tutto, mettiamo qua. Andando avanti, ah ecco, ce ne sono altri, vediamo, provo a vedere se ce ne sono altri di questi, sicuramente, perché mi sembra di averne, no, li ho buttati, boh, ma arriveranno comunque, ecco, dai cinesini vicino a dove lavoravo io. Vendono anche questi e sono i Dentastix, quelli della Pedigree e sono quelli grossi, sono praticamente le ossa, oh, fatte di ossa, cos'è fatto di? Di cosa è fatta sta roba? Alimento complementare per i cani, è uno snack. Oh, di carne, sì. Cereali, carne derivate, sostanze minerali, estratti di proteine, vegetali, grassi, meglio non leggere cosa c'è dentro. Vabbè, comunque serve per praticamente pulire i denti del cane dal tartaro, dalle schifezze. Ne ho provati tanti, di tante marche, tante misure, tante fattezze di qualsiasi genere, però l'unico che veramente vedo che pulisce bene i denti ai miei cani sono questi. Sono questi non c'è niente da fare. Questi qua sono la migliore cosa per pulire i denti ai cani. Sono 7 pezzi, sono quelli grossi per il cane, quindi large. Infatti ci sono le 3 misure, il cagnolino piccolo, il medio e il grande. Io ho preso quello per i cani grandi perché comunque hanno i denti più grossi, più resistenti. E va bene questo, e vedo che loro se lo sgranocchiano alla grande. Poi abbiamo finito la camomilla solubile della Lord Nelson. Qua sarà una scatola con dentro 20 confezioncine, quelle piccoline, solubili, quindi non quelle col filtro, ma quelle già
senza filtro da aprire e buttare dentro. Quindi solubile, scaldando l'acqua, si buttava già dentro questo, si girava un pochino, era già pronto da bere. Ci piace perché a noi la Lord Nelson come marca ci piace sia per il tè che per la camomilla. Ne ho ripresi altri di camomilla, e sono quelli che vi ho fatto vedere nel video, però li ho presi da di più, speriamo siano buoni. Questo sappiamo già che è una garanzia, a noi piace molto. Proviamo gli altri e poi vi diremo. Poi, finito questo shower gel, rinfrescante alla mela e caprifoglio. Abbiamo finito noi uno dei milionesimi prodotti di Avon che ho ancora da finire. Niente da dire. Profumo buono di mela. Vero? Sì. Ah, ok. Pensavo ti fosse addormentata nel frattempo, ma... E niente, sì, buono, tranquillo, fa un po' di schiuma nella vasca e boh. Poi, parla un po' te perché mi sta venendo mal di gola a me. Cos'è? Cos'è questa? Confezione della? Pasta. No. Piadina. Piadina classica della Certossa. Certossa, vedi che sono due S. Presa da Lidl, non mi ricordo più. Buona, ci piacciono queste piadine perché sono quelle belle morbide. E quando noi alla sera ci vogliamo fare la piadina, noi ci prepariamo questa con dentro un po' di tutto. Poi il papino ha finito Enervitene Sport durante lo sport. È un prodotto energetico a base di carboidrati e vitamine che dà energia. Eccolo qui. Questo non mi ricordo. Vieni, io qua. Aveva andato a qualche gara? O l'hai preso tu? No, l'ho preso io. L'hai comprato te? L'ha comprato lui dove? Gusto alla limone. Alla Decathlon, gusto limone, ma lo bevi così? Sì, quello è meglio perché lo puoi chiudere. Ah, ecco, e infatti, poi è più liquido del gel normale. Allora dice il marito che questo qua è comodo perché si chiude col tappo a vite, come avete visto, e poi è più liquido, quindi scorre meglio nel gargarozzo rispetto a quell'altro che è più pastoso e rimane più intopposo, ecco. Ok, poi cosa abbiamo? Allora, abbiamo le finte pandistelle. Io le ho prese, a me sono piaciute, le ho mangiate. Ah, da lì ci hanno fatto schifo. Ma l'ha preso, ho dovuto mangiarle io. Adesso ce ne sono ancora. E giù c'è un altro pacco. Farò la cheesecake. Non ti incazzate. Ho preso io. Ma niente, comunque, a lei non sono piaciute. E o le mangio io o faccio la cheesecake. E giù c'è un altro pacco pieno ancora. Sapete che io faccio sempre le scorte, no? Ma non te le devi mangiare, mangio io. Che rido. Poi il formaggio grattugiato, non mi ricordo, Eurospin, questo, sì, oddio, non me lo ricordo, era buono. L'abbiamo preso noi in montagna. Ah, ok, l'avete preso voi in montagna. Comodo, ok, quindi vi è piaciuto oppure no? Sì. L'hanno preso quando ho fatto le 2 settimane in montagna, che io non c'ero. Te sicuramente non l'avrei mangiato perché tu formaggio non lo mangi. Ecco, quindi, boh, vabbè, finito, l'ha finito, quindi, boh. Poi premium, questi sono i croccantini per i gatti. Premium, non mi ricordo se era Dames, Eurospin, no, vediamo. Eh sì, Eurospin, questo è, me lo ricordo. Gli piacciono perché... Si è scaricata la memoria, vabbè. Questi qua sono molto buoni, mi piacciono tantissimo perché hanno questa figatissima cosa che si apre e si chiude e quindi il sapore dei croccantini rimangono dentro. Dovrebbero farli tutti così le confezioni, perché qua togliendo una volta aperti, ciao, perdono il gusto, questa è plastica, via. Facciamo in fretta che sennò non abbiamo più lo spazio per la memoria sul telefonino. Poi bucaneve, questi, mangiati io, biscotti col buco, buoni, classici, niente da dire, finiti, ciao. Poi abbiamo finito, ah sì, questo li butto via perché ormai sono aperti, era uno di quei prodotti che avevamo preso con il cibo USA, sono quelle chicken pops, quelle scoppiettanti in bocca, ma si è fatto un pezzo dentro, un blocco che dico vabbè ciao, questi li buttiamo via, boh. Poi questa confezione di patate, crocchette di patate della Harvest Basket, presa da, non mi ricordo, Lidl forse, buone crocchette di patate classiche surgelate da mettere in forno quando si ha poco tempo e via. Poi
Altro prodotto, queste qua erano le pannocchiette di dolci di alla pesca anguria, sempre nel pacco Cibo USA, finite buone, me le sono mangiate io, ciao, arrivederci. Poi l'ultimo prodotto, vero? Sì. Questo è la pappa per i cani della Radames, sempre, Eurospin. A loro piacciono e questi qua li mangiano volentieri perché sono crocchette con agnello, riso e cereali. Una taglia ML, quindi per cani di grossa taglia, che sono come i nostri cani. Poi, ultimo prodotto che ha in mano la ragazza, cos'è che è? Ah, le girelle Girelle. Motta, buondì, le ha volute lei, la ragazza, e diciamo che se le è quasi finite, forse ce n'è ancora una da finire. Due, Ah, due, due. due cose, sono le girelle buondì Motta, quelle, cioè della Motta, quelle che c'erano una volta, quindi io c'ero e le mangiavo negli anni 80 e lei le ha scoperte e le piacciono e le ho prese, però vedo che se ti piacciono ancora te le ricompro, ok? Boh, sacchetto finito, prodotti finiti, memoria quasi scaduta, vabbè Ieri noi... sono andata a tagliare i Ah, capelli. la ragazza è vero, mi fa far vedere che ieri, fai vedere, avvicinati. Ha tagliato i capelli come la mamma dovrebbe fare, che infatti anch'io martedì andrò perché sono conciata ormai, non so più dove metterli, sono lunghissimi e mi fanno schifo così. Vi vedrete tra un po' con i capelli nuovi, lei li ha tagliati ieri perché così almeno martedì quando rientra a scuola, che ritorna dalle vacanze, è tutta bella, messa bene, con tutta i capelli tutti a spazzolini che si possono anche mettere in su, che lei tira giù. Io tiro su e lei tira giù. Vabbè. Niente. Allora Alice ringrazia per i complimenti che le fate, lei è molto contenta, sono contenta anch'io di aver quasi raggiunto i 400 iscritti. Sono proprio felice e sono contenta che mi seguite e basta, ringrazio, saluto tutti e niente, tu saluti, ringrazi, Ciao! ciao a tutti, un bacio, ciao! Ciao!